Sono passati due minuti, siamo scesi dal podio, un podio storico per l'Italia che per la prima volta vede un atleta conquistare per due volte la medaglia d'argento, ma soprattutto una finale con due italiani, non era mai successo. Che ne dici tu, Lucia, che hai bissato questo risultato? È un risultato che anche questa volta non me l'aspettavo, però ci credevo molto di più, ero più consapevole rispetto alla scorsa volta. E niente, ci avevamo dato appuntamento in finale così, in sede di allenamento, abbiamo detto vabbè ci incontriamo per la finale, ci siamo tenute fede e adesso siamo ancora qua. Invece per Emanuela che dopo un anno di pausa, ha preso una pausa di riflessione, è tornata e ha vinto, che ci dice Emanuela? Niente, è stata una riflessione lunga però utile, no niente, è stato molto emozionante anche perché diciamo ho affrontato un combattimento dopo la volta, arrivando in finale molto soddisfatta per la gara, di per sé non diciamo sicuramente al top, però per il risultato. E poi è bellissima la finale, al di là che poi è sempre abbastanza, come dire, un dispiacere trovarsi tutti italiani, ma allo stesso tempo un ottimo, grandissimo risultato. Lucia, allora, una gara gestita con molta determinazione e con molta sicurezza, anche nella finale con Emanuela, che ne dici? Ecco, raccontaci un attimo questa gara, quali sono stati i momenti più difficili e quelli più esaltanti? Tutti gli incontri ho dato il massimo, quello che sono salita determinata e sicura di me stessa, perché è questa diciamo la mia forza, è salire determinate. Con Manuela, niente, in allenamento ci incontriamo spesso, così cos'ha, però in sede di gara è diverso e anche lì ho cercato di dare il meglio e sono comunque soddisfatta del mio risultato. Invece Manuela, diciamo nel secondo match contro la coreana, gli arbitri ce la stavano mettendo tutta per tirarti fuori, ti ha salvato il campione del mondo, quattro volte il campione del mondo Fuji, che era lì all'angolo e che probabilmente ha richiesto l'attenzione per più di una volta negli arbitri centrali, però un momento molto difficile che soltanto a un secondo dal termine, è capitato pochissime volte avere un richiamo a un secondo dal termine, è stato un secondo decisivo perché poi ecco ti ha portato alla vittoria. Sicuramente, anzi è il fascino del judo che mai fino all'ultimo ha detto io ho perso un europeo a 7 secondi alla fine, sono contenta oggi che mi è andata bene, al di là che comunque con la coreana ho sbagliato proprio io a impostare all'inizio la lotta sulle prese che... Cioè, mi ha fatto fuori un dito, però sicuramente sono digiuna di un certo tipo di judo, soprattutto il loro judo molto aggressivo. Allora, per concludere diciamo questa piccola panoramica su questa stupenda accoppiata di medaglie, diteci una cosa, adesso qui praticamente la lotta si fa sempre più difficile, sarà difficile sia per il tecnico che il direttore tecnico, scegliere praticamente la titolare sarà comunque sia, vi vedono molto affiatate, sarà anche un piacere diciamo trovarvi insieme e cercare di combattere fino all'ultimo diciamo la conquista del posto da titolare. Emanuele, iniziamo con Lucia. Che devo dire? Appuntamento a Monaco in finale. Si rivedrà, ci mi rifarò a Monaco. Non lo so, dai. C'è sempre un posto negli oltre. Allora con diciamo con queste dichiarazioni e soprattutto con questa dimostrazione di gioia da parte dei due atlete ci salutiamo dopo questa prima giornata del torneo di Parigi che ha visto, ricordiamo, una coppiata storica nei 78 kg con Lucia Morico ed Emanuela Pierantozzi. Grazie.